Che bello che sei! Oh, sono felice di averti adottato. Cucci, 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 cucci qua sotto il mento. Lord Beerus. Ah, finalmente! Alla buon'ora, eh? Molto preziose. Sentiamo. Bravo, vuoi un biscottino? Dove stavolta? Un impianto di smaltimento rifiuti? Un centro Encart abbandonato? Nella zona sud di Japantown c'è un mercato rionale. È su una passerella pedonale sopra la strada principale. Usa gli ascensori, è facile perdersi. Io sto già andando. Non farmi aspettare. Ricorda che sei tu quello che non è mai stato qui. Non io. Io ormai ci vivo da anni. Bazar Kanzaki Japastri, non puoi mancarlo. Bazar al piano superiore. La volpe si infiltra nel pollaio. Ok, farò così. Chi è? Ah, è Judy. Ehi, hey, Judy. Tutti come adesso stai? Vi chiamano. Di merda. Ma mi è venuta in mente una cosa. Che cosa? Allora, cosa hai pensato? Il locale del Mox, Ilitsis Bar, una volta era un bordello. I Tiger Claws hanno ucciso una ragazza di troppo e la gente si è fatta giustizia da sola. Ora è nostro. Ok. Non sarebbe male fare la stessa cosa al Clouds. Sì, potrebbe essere un'idea. Hai convinto le Mox a prendersi il Clouds? No, ma lo farei tu. Cerco di convincere te. Conosco qualcuno al Clouds che sta... Lo sapevo. Mi aiuterai? Certo che lo farò. Va bene, ci sto. E vai. Yeah. Ok, quindi qual è il piano? Ah, non ne ho idea. Prima di tutto parleremo con Maiko Maeda. Se lei non ci aiuta, possiamo anche lasciar perdere. Ok, ci aiuterà questa sicura ragazza? Che Maiko sarà dei nostri? Se ne fossi sicura, starei già parlando con lei e non ne staremmo discutendo. E c'ha ragione. Mi spiego meglio. È possibile che ci mandi a fanculo e poi ci butti dalla finestra della sua mega torre? Sì, certo. Ecco. Me lo farò andar bene. Quando vuoi incontrarla? Quando lo facciamo? Di mattina presto, il Clouds è chiuso. Non ci sarà in giro quasi nessuno. Quasi nessuno. Prima delle 8 sarò all'ingresso. Anzi no, sul terrazzo che dà sul Clouds. Entreremo okay. di nascosto, non si deve sapere che siamo lì. Va benissimo. D'accordo. Arrivo subito, mia signora. Ehi, che cazzo ci avete da guardare, eh? Deficiente. Tra l'altro, appena posso, devo passare da casa a lasciare giù la roba inutile. Andiamo al Cloud. La VIG della Kang Tao, appena adesso l'avete avuta la notizia, siete un po' indietro, eh. Va bene, dobbiamo solo aspettare Judy, giusto? Ci stiamo nascondendo ben bene, vedo, eh. Siamo sicuramente in una zona che poca gente visiterebbe. E aspetta un attimo. Scusa due secondi, Judy. C'è una cosa che devo analizzare, ma non capisco dove. Sono entrato nel Cloud. Ma io scherzavo, scusami. Beh, tanto vale fare un sopralluogo, magari, no? Magari disattiviamo già le telecamere, sai? Non si sa mai. Alle 4 del mattino non mi sembra ci sia nessuno. Beh, magari stiamo già avanzando senza fare troppi problemi, vero? Vediamo, qua c'era un oggetto. Conversazione archiviata. Ok, mi aspettavo chissà cosa io. Qui invece c'è un cambio di turni. Boh, magari prendendoli adesso ci portiamo avanti, non lo so. Comunque, eccomi qua, Judy, scusami se ti ho fatto attendere. Ehi là, come va? V, grazie di essere qui. Perché non mi guardi? Di nulla. Parlare con Maiko è come giocare a scacchi 3D. Non farti sviare. Ok. Bisogna sapere dove ci si vuole arrivare. Mi piacerebbe essere un po' più specifica. Mi piacerebbe sapere cosa mi aspetta. Vero? Aspettati di tutto. Dagliene l'opportunità e ti comanderà a bacchetta facendoti credere di essere tu ad avere il controllo. Ti pare.
Mi sa che conosco il tipo. Sono pronto, andiamo. Sono pronto, andiamo. Butta la sigaretta, Judy, dai. Non fa bene. Brava. Aspetta, apro io. Vai, vai, ti aspetto. Forza, dai. Aprimi la porta. Sai come si bypassa un sistema? Una serratura del genere. È impossibile forzarla al primo tentativo. Ma tu sei brava, lo sappiamo. Sai bypassare i loro sistemi? Pare di sì. Speravo che non avessero cambiato niente da quando me ne sono andata. E avevo ragione. Un gioco da ragazzi. Brava ragazza. Seguimi. Vai, fai strada. Oh, che posto carino. Judy Alvarez, ti direi che è un piacere vederti, ma non è da me mentire. E non mi piacciono le feste a sorpresa, questo lo sai. Sì, e scommetto che so anche perché. Pensavo che avessi toccato il fondo unendoti alle Mox. E invece hai visto. Ma a quanto pare sei caduta ancora più in basso. Frequenti persone molto poco gradite. Ci conosciamo? Sì, Vi, parlo di te. Ho lasciato un ricordo indelebile, bene. Ho lasciato un ricordo indelebile. Bene. Ci siamo visti una volta e ti ricordi di me? Il mio lavoro, tra le altre cose, è ricordarmi. Ma io non me la ricordo, sta signorina. E ovviamente è mia responsabilità occuparmi di loro. Ora, cosa dovrei fare con te? Sinceramente, io non mi ricordo di te. Non fare caso a me, sono qui solo per mimetizzarmi con l'ambiente. Non fare caso a me, sono qui per mimetizzarmi con l'ambiente. Non ne hai motivo? Perché sei venuto? Me l'ha chiesto certo lei. Che Judy abbia ciò per cui è venuta. Per Jude sarebbe più facile senza di te. Come vuoi, vuole farti una proposta. Judy ha una proposta per il Clouds. Vuoi tornare indietro? Va bene, sai che ho sempre apprezzato le tue capacità. Solo non capisco perché tu abbia trascinato qui questa mina vagante. Perché sono una mina vagante, lo sai. Smetti di trattare le doll come carne da macello e ci penserò. Ma prima le cose importanti. Bisogna portare via il Clouds ai Tiger Claws. Ok, senti. Quello che è successo a Ed è stato traumatico. Eh? Ero convinta che non lo sapessi. Era ovvio che avrebbe fatto una brutta fine. Sì, pensavo è quello che penso anch'io. Molto prima. Dobbiamo fare qualcosa o faranno tutte la fine di Evie. Woodman l'ha violentata mentre era priva di sensi e poi l'ha venduta come fosse carne da macello. Cazzo, sei sempre stata instabile. Questo è vero. Okay. È molto emotiva, più di quanto uno pensasse. Ti spiace spiegarmi di che si tratta? È una perdita di tempo, un dipendente del Cloud ha abusato di Evelyn. Tu sapevi cosa faceva Woodman a Evelyn quando lei cercava disperatamente aiuto? Sei rimasta lì a guardare. No. Non lo sapevo. Qui comandano i boss dei Tiger Claws. Sai cosa gliene importa a loro di me? Ecco, appunto. Più o meno quello che a me importa di voi due e dei vostri problemi, ovvero nulla. Senti, stronzetta. Allora non dovresti lavorare non qui. Non ti chiedi perché lavori qui. Farò finta di non avervi visto, in onore dei vecchi tempi, Judy. Tra pochissimo la sicurezza scoprirà che voi due siete qui. Avete due opzioni, uscire come siete entrati o farvi buttare fuori. Facciamoci buttare fuori, non allora. Non è una minaccia vuota o un modo di dire, ma un avvertimento. Ne ho abbastanza. Me ne vado. Ottima idea. E per dimostrarti che non ti sto semplicemente liquidando, Forrest sarà al piano di manutenzione tra un paio di minuti. Da solo. Oh, hai scelto di stare dalla parte sbagliata, non sono un tuo nemico. Non sono tuo nemico. E io non ho chiesto la tua opinione. E io non ti ho chiesto di vivere, stronza. Senti, volendo... è andata alla grande. Possiamo andare a risolvere la situazione. Cazzo. È stata una scena. Non preoccuparti, è tutta scena. Va a passare qualche giorno e ti chiamerà spiegandoti il suo piano per prendere il Clouds, come se fosse una sua idea. Ecco appunto. Potresti avere ragione. Quando mai? Senti, andiamo da Woodman. Dai, voglio andare a picchiarlo, ti prego. Voglio sgozzarlo. Ho una gran bella... Oh, la madonna, come siamo agili, signorina. Visto come si fa? Voglio infilargli
le mie braccia lamate in... su per lo stomaco così, come Wolverine. Avete dei trascorsi? Tempo fa, sì. Forse perché mi sentivo sola. Avete come scopato? Sì. Lei era diversa allora. E anch'io. Tutti una volta eravamo diversi. Madonna, stavo cadendo. Non possiamo fidarci di persone per cui contano solo i numeri. Questo è vero. Loro, il confine tra darti una pacca sulle spalle o accoltellarti alla schiena. Darti una pacca sul culo. È sottilissimo. Lo so, sono d'accordo con te. Porca troia, mi è sfuggita. Una volta ero cotta di lei. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per capire chi è veramente. Quando mai? Eppure, onesta o corrotta, ci serve. Questo è vero, e probabilmente alla fine avrò ragione, ci chiamerà. Ti farebbe bene distrarti. Farebbe bene anche a me, in realtà. Andiamo a farci una nuotata in piscina? Non sarebbe stato proprio per distrarci. Ho un'idea che mi frulla in testa. Ci sto lavorando, ma non so cosa salterà fuori. E riguarda fare una nuotata? Tu, un deck e un Mai Tai con un ombrellino. Non ti ci vedo molto. No, se mi dai un deck mi metto a rimuginare all'infinito. In questo momento preferisco evitare. Questo è vero. Ripensare a tutto quello che è successo di sicuro non ti aiuterà. Dai, ti prego, dimmi che stiamo andando da Woodman. Ti prego, fammi contento. Voglio zaccagnarlo un pochino. Così, come uno stronzo col bastoncino. Ma aspetta un attimo. Ma siamo al mio appartamento? Ah no, no, scherzavo, scusami. Aspetta un attimo. Che si fa con Woodman? Andiamo a vendicarci. Non ho un briciolo di empatia per quel figlio di puttana. Quindi andiamo da lui? Sì, cazzo. Facciamolo fuori. Non vedevo l'ora. Facciamo prima. E dai, cazzo. Ah, ok. Stavo per dire, lo chiamo io, dai. L'Accademia Svedese di Lettere. Sai cosa è peggio di un corporativo? Una stronza rivista che vuole diventarlo. Ti intendi, Maiko? È davvero una merda. Sì, assolutamente. Ha ragione sulle tue probabilità di riuscita. Ascolta, quante volte abbiamo avuto poche possibilità e alla fine ce l'abbiamo fatta, Johnny? Se riuscissi a schiacciare il bottone, però... Ecco fatto. Va che bello, i miei migliori amici. Tutti che mi guardano male. Affrontiamo Woodman, tesoro. Ehi là, Woodman, come va? Ci fate qui voi due? Dov'è Maiko? Perché cazzo mi ha chiamato qui? Evelyn è morta, stronzo. Evelyn è morta. E siete qui per dirmelo? Davvero gentile da parte vostra pensare a me. Tieni, accendi una candela. Stronzo, è colpa tua se è morta. Quando Evelyn aveva bisogno di aiuto, tu l'hai stuprata. Potevo anche spezzarle il collo e appenderla come al lampadario finché non iniziava a marcire. Che stronzo. E invece l'ho portata da un bisturi. Sì, dopo avrei tutto quello che l'hai fatto. In cambio. Doveva essermene grata. E anche voi. Ecco il mio segno di gratitudine. Guarda! Vediamo che cosa ha addosso. Un fucile leggendario. Senti, in realtà lo stronzo è ancora vivo, ti dispiace se... Oh, e dai, l'hai palesemente... Ecco. Era palesemente preso. Scusami, volevo solo soddisfare il mio... Avrei provato... il mio ego. Più soddisfazione. Perché non l'hai finito? Vai a piano terra. Voglio andarmene da qui. È perché l'hai lasciato sostanzialmente mezzo vivo, per quello non hai provato soddisfazione. Un posto migliore, senza di lui. Questo è vero. E quella sensazione era fortissima, cazzo. La vendetta non risolve nulla, il mondo è cambiato. La vendetta però non risolve nulla. Dai, la vendetta non risolve niente. Alla gente piace pensare che sia la soluzione miracolosa al suo dolore. Ma non è così che funziona. Purtroppo no. Certo, sono stato io il primo a spingerti a farlo, ma solo per ripulire il mondo. Quindi, come ti senti ora? Eccola lì, è tornata a fumare. Vabbè, tanto peggio di così, no? Dobbiamo tornare da Maiko con qualcosa di grosso.
Fare appello al suo senso della giustizia non è bastato. Te lo do io qualcosa di grosso. Michael lavora solo con qualcosa di concreto. Che si fa ora? Quindi, ora che si fa? Devo pensarci. Ci serve altra gente, poco ma sicuro. Parlerò con le donne. Ok. Allora aspetto tue notizie. Chiamo appena qualcosa. A presto, Vi. A presto, Judy. Di nulla. Buona ricerca. Va bene. Ci vediamo.